Bentornati a Resto Aereo, signori, ora passeremo la parola ad Alessio che ci spiegherà un secondo piatto a base di pesce. Buonasera, benvenuti. Allora, il piatto che vi andiamo a mostrare è una rosa di spigola su una crema di peperoni con speck del Trentino e riduzione di aceto balsamico. Gli ingredienti che ci servono sono i seguenti: due filetti di spigola che abbiamo precedentemente viscerato, squamato e sfilettato. Poi abbiamo tre fette di speck del Trentino Alto Adige, 100 g circa di melanzane a funghetto, un po' di cipolla rossa di Tropea e i nostri peperoni che abbiamo precedentemente tagliato e privato di tutti i semini. Allora, adesso procediamo con la preparazione del nostro pesce. Prendiamo il filetto di spigola, lo condiamo con un goccio di sale e pepe, poi adagiamo sopra una fetta di speck e lo arrotoliamo per farlo entrare nel nostro stampino in alluminio che abbiamo precedentemente imburrato. Mettiamo un goccio di olio e andiamo ad infornarlo a 180 gradi per 12 minuti. Procediamo adesso alla preparazione del secondo componente di questo piatto, che sono le melanzane a funghetto, che il nostro califfa ci mostrerà come vanno fatte. Mettiamo un goccio di olio. Quando l'olio raggiunge la temperatura, buttiamo le nostre melanzane e le facciamo rosolare. Una piccola accortezza, evitate di mettere il sale in quanto farà cacciare fuori tutta l'acqua alla melanzana e la scurirà di colore e non la renderà croccante come ci serve. Mentre Califfa continua nella preparazione delle nostre melanzane a funghetto, io vi mostrerò come si prepara la salsa alle peperoni. Abbiamo bisogno di goccia di olio extravergine, che adesso andremo a scaldare, della cipolla di Tropea, che faremo ammorbidire, i nostri peperoni, li facciamo continuare ad andare. All'inizio a fuoco vivo, per dare una bella scottata, aggiungiamo un pizzico di sale e pepe e lasciamo andare i nostri peperoni fino a quando si sono ammorbiditi e otterremo una salsa cremosa di questa consistenza. Adesso procediamo alla composizione del nostro piatto. Allora, abbiamo le melanzane a funghetto precedentemente grigliate, la nostra crema di peperoni, un po' di rucola fritta per guarnire, possiamo colmettere la nostra crema di peperone. Facciamo delle quenelle di salsa, che andiamo ad allungare per dare un effetto a spirale. Scoppiamo il nostro filetto, la nostra rosa, e l'adagiamo proprio al centro del piatto. Adagiamo sopra le nostre melanzane, decoriamo con la crema lo balsamico che dà quel profumo in più al piatto, le foglie di rucola fritta sopra e siamo pronti. Buon appetito!